Sali, sali, sali. Oh, comunque anche in salita la Ferrari 110, oh. No, sto cadendo! La mia Ferrari! No, sì, ciao. Arriviamo anche ai 112, 113, yuhu! 175. Oggi con le mie due assistenti Gaietta e Zek proveremo a raggiungere la massima velocità con la Ferrari di Fortnite. La vera domanda è: a quanto può arrivare? Ora io so che normalmente dovrebbe arrivare a massimo 120, ma noi costruiremo una rampa altissima per vedere effettivamente quanto veloce può andare una Ferrari su Fortnite. Quindi io e la mia assistente Gaietta entreremo dentro la Ferrari. Zek, si prenderà una macchina qualsiasi. Ok. Raga, mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti gli altri video e soprattutto supportatemi come un creatore nello shop di Fortnite col codice OCTY, O-C-T-Y, nello shop di Fortnite per shoppare tutte le skin. La prima cosa da fare, ora prenderò la rincorsa con la Ferrari. Perché c'è una cosa della chiamata? Cosa possiamo fare qui? Perché possiamo chiamare? È molto più veloce. Perché possiamo chiamare lì? Se tu vuoi chiamare la nonna dal telefono la puoi chiamare. Nonna! Ti hai risposto? Nonna! Vabbè, se non ti risponde perché non ci sente probabilmente. Per quello. Probabilmente. Sì. Allora, proviamo la massima velocità con la Ferrari. Allora, senza il turbo, in strada dritta arriva a 75. Col turbo arriva tranquillamente a 117 circa. Ok, allora questa è la massima velocità su strada dritta. Perfetto, ora andiamo a Pantano Palpitante e costruiremo la rampa più grande del mondo. O almeno così teoricamente dovrebbe essere. In questa rampa saliremo con la Ferrari per poi prendere la rincorsa verso il basso e usare il turbo verso il basso per vedere qual è la massima velocità che possiamo raggiungere con la Ferrari. Comunque sì, massimo 117 in strada normale. Sì, sì, sì. Guarda, è proprio il massimo. Vedo. Poi sai se troviamo un'altra Ferrari anche per quel povero di Zerek? Certo, ti pare. Comunque sta Ferrari è bellissima, cioè guardatela in tutto il suo colore. È veramente, veramente fantastica. Molto, molto stessi. Bella. Poi ho una skin da super pilota con una mucca dietro, perché ogni pilota che si rispetti ha una mucca dietro, chiaramente. Allora, oh no, è notte. Non, oh mio Dio! Zerek! Oddio! Così, dimmi. Oddio! Guarda la Ferrari! Vai, dobbiamo prendere l'altra Ferrari. Abbiamo due Ferrari per fare i nostri test. È utilissimo. Meno male, almeno c'è una sola per non me. Non sparargli, no, Gaia, non sparargli. E andiamo alla segheria a fare quanto più legno possibile. Nascondiamo le Ferrari, così anche se facciamo rifornimento i nemici non se ne... Sì, ma nascondiamo le Ferrari, poi mettiamo subito a fianco. Non era quello che intendevo. Comunque, dai. Nasconderò dietro questa casa, proprio nascosta perfetta. Da queste parti sicuramente ci sono passati nemici, perché vedo un po' di... Allora, dov'è il nostro benzinaio qua? Zerek, dove sei? Il benzinaio? Io non lo conosco. Sì, devo aiutarti? Non so se l'hai capito. No, arrivo. Le due Ferrari. Ma dove sei? Dov'è la sono tua Ferrari? Qui. La tua Ferrari deve essere dietro questo muro. L'hai messa dietro questo muro? No. Allora, l'ho messa dietro tra casette. Mettila subito qua, subito. Devo essere intanto la carico. No, stai zitto. No, sto caricando, ho detto. Ecco, Gaia che inizia già a fare i danni. Ma non vi, voi siete i peggiori assistenti che si possono trovare su questa terra. Non posso lasciare due secondi. Bravissimo come assistente. Vi buttate lontani da me all'inizio, poi fate quello che volete, date fuoco ai muri. Non... Gaia, perché dai fuoco ai muri? Si può sapere. Perché era dietro una di queste qua e non l'avevo vista. Io spero per te che la tua Ferrari sia a fianco alla mia e soprattutto che quando... Non è proprio lì. Però Zerek, ora la porto, ora la porto. Sto facendo i materiali. Ti dirò di... Non me ne frega niente. Non devi fare i materiali. Quelli devi fare Gaia per punizione. Okay. Tu devi solo andare a parcheggiare la tua Ferrari a fianco alla mia. Te l'ho pingata. E soprattutto sperare che quando io salirò la mia Ferrari ci sarà il massimo della benzina. Gaietta, vieni qua. Vieni qua e fai legno anche qua. Accidenti. Basta. Sto facendo legno. No, no, devi farlo meglio. Non lo stai facendo abbastanza bene. Devi metterci un passione amore, Gaia. Oh sì, legno. Esatto, così voglio. Io ho già fatto una stacca di legno. Guardate le nostre Ferrari. Voi mi chiedete, ma dove si trovano le Ferrari? Ma le Ferrari si trovano in giro come tutte le altre macchine. Cioè, spawnano normalmente. Non è che c'è un posto segreto dove trovi sempre la Ferrari. Buttatevi nelle grandi città e le troverete sempre. Ok, ora dobbiamo fare una rampa super dritta e poi una rampa che va verso l'alto. Dai, dobbiamo costruire assolutamente queste rampe. Non mi fido a lasciare le Ferrari in mano a Gaia, Zerek. Forse effettivamente... pure fuori safe. No, in effetti. Anche perché è pure fuori safe. Zerek, scendi giù. Anzi, scendo io, ho capito. Sì, anche a me. Tu non ce l'hai la mucca, eh? Lo so che non ti sei fatto. Cavoli tuoi. Gaia, prendi la Ferrari e vieni. Prendi la Ferrari e vieni. Aiuto! Yuhuu! Sali.
Oh, comunque anche in salita la Ferrari 110, oh. Oh, oh, dove siete? Come cavolo fa a farne 110? Gaia? Sì, sì. Ah! No, sto cadendo! La mia Ferrari! No, Octi! No! Dai, Octi, oh, ma come cavolo fai a cadere? No, ehi, ehi! Grazie, grazie, grazie! Oh no! Ma sono con due incompetenti! C'è una Ferrari qua, Gaia, prendila! Ma cosa vuoi che ti ho fatto tutta la rampa? Guarda che Dai, bella qua! Octi! Sei un incompetente! No, Octi, me l'ho fatto cadere! Octi! Cavolo, la safe! No, no! Ah, non so cosa fare! Gaia, prendi subito le Ferrari! Non urtarlo, non urtarlo! Prendi le Ferrari, vieni qua! Come no! Seguimi, seguimi! No! No! Si spacca non la proprio scala. Così! Perché? Non è vero! Sali, sali, sali! Ma... No! Ma che cavolo! Ma perché? Dai, io? Okay. Ma perché sono così scemo? Oh! Gaia, io posso curarci. Aspetta. Sì, non costruirmi in testa. Oh, vieni qua, vieni qua. Vieni qua, vieni qua. Dove vai? Dove vai? Dove vai? La Ferrari, la Ferrari. No, la Ferrari. Ok, vado a prenderla, aspetta. Oddio, no. Non perdere. Oh no. Io non ci posso credere. Io non ci posso credere. Ma si può essere così? Io ho un problema. Io sono con due assistenti incompetenti comunque. Visto che questi handicappati dei miei assistenti proprio non sono capaci a fare le cose come dico io, siamo andati in una modalità per bambini dell'asilo per provare. Questa è la velocità massima della Ferrari. Visto che qua i materiali li fai subito, quindi possiamo costruire la rampa senza che qualche nemico. Gaia, fai benzina sta auto e stai ferma. Fai benzina e stai. Io e Gaia non siamo più fidanzati. Basta. No, non l'ho fatto esplodere io la cosa. Sono Zerek, non lo vedi che sta più giù. Abbiamo trovato la Ferrari di Zerek, anche se un po' malmessa e senza benzina. Quindi Zerek userà questa Ferrari, mentre io e Gaietta useremo questa Ferrari. Ora abbiamo costruito una mega rampa che sale fino al massimo di altezza e che poi scende per il massimo. Ora faremo il primo percorso senza mai usare il nitro della Ferrari. Poi lo rifaremo al contrario usando il nitro e poi faremo la stessa cosa ma anche con le ruote. Quindi caricheremo le ruote sulla Ferrari per vedere quale versione della Ferrari è la più veloce in assoluto e che velocità massima può raggiungere. Vediamolo. Gaietta, pronti? Ok. Pronti, partenza, via! Vabbè, voi avete già vinto. È capace. Allora, vediamo intanto. La fatica in salita si sente anche con la Ferrari, effettivamente. Raggiunge il massimo di 65. Sì, ma guarda Zerek dietro. Sì, guarda dove sono. Vabbè, ma cosa... Ah! Oh, 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 okay, oddio. Ok, stavo per cadere. Comunque massimo i 65 li raggiunge con senza accelerazione. Vediamo però in discesa. In discesa secondo me raggiunge 117 massimi. Yuhu! Allora, ah no, 90, 91. Ok, abbiamo capito che senza accelerazione 91 è il massimo che riesce a fare in discesa. Guarda, non premo niente. Sì, 91 è il massimo. Okay. Ma come 91? La mia fa 89. Bravo. La mia fa 91. Sì, 91, anche la mia. Pesci di ferro. Ora con l'accelerazione, Zerek, voglio proprio vedere come bravi. Lui c'ho la l'accelerazione. Via! Sì, ciao. Arriviamo anche ai 112, 113, a posto, 113, non uso altra accelerazione perché poi non abbiamo più benzina. 113 è il massimo in accelerazione in alto. Ora vediamo. Vai. 118 e benzina esaurita. 118! 118 è il massimo che la Ferrari riesce a fare in discesa col nitro, ma sinceramente mi aspettavo di meglio. Ah, Zerek è ancora lunga ora che arriva. Sì, esatto. Non devo ancora arrivare. Troviamo un altro Ferrari, gli mettiamo le ruote addosso e vediamo come si comporta, se andrà più veloce oppure no. Siccome non trovavamo altre Ferrari, cioè in realtà Zerek ne ha trovata una, quindi sono veramente veramente rarissime, abbiamo deciso di usare un metodo alternativo per portare la Ferrari a far benzina e quindi stiamo utilizzando ciò che il gioco ci fornisce, sperando di non far saltare tutto in aria adesso, speriamo. Aspetta, vediamo le mie doti di parcheggio. Attenzione. Oh, oh. Spacca.
Sono un parcheggiatore nato. Problema. Si è incastrata. Ok, non si è più incastrata. Ok. Ora dobbiamo mettergli le ruote e fare una bella garetta insieme a Zerek, che ha una Ferrari, però senza le ruote. Togliti. Ora. Sì, non devi metterti dietro di me, devi metterti. Non devi distruggere la mia Ferrari. Oh, scusa. Così vediamo quale delle due Ferrari è più veloce, quella da rugby o quella. Cioè quella da rugby. Quella da rally o quella senza. Do io il via. Dove vai? Via! Vabbè. Ok, allora, la Ferrari da rally. Col turbo, allora. Già col turbo va solo. Vedi? La Ferrari normale senza ruote va più veloce di quella da rally. Quella da rally senza. Oddio, ma non conviene per niente mettere le ruote da rally. Guarda quanto sono. Io sono già quasi arrivato. Lo so. Zerg, ma tu sai a quanta velocità sei andato nella gaglietta? Io ero a 115. La nonna cieca guidi più veloce di così. 35. Ma quanto stai andando? 35. Che schifo. Yuhu! Sì, beh, ora sto volando, però sono proprio la macchina. Ecco, no. 175! 175! 180! Fra! 180, stai scherzando? Voli, ma ci credo, volava. No, non è, no, Gaia, non dirgli volava. Tutti i segreti. Gaia, ora arriviamo in cima e ci finisce la benzina, scommetti, guarda, guarda. No, 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 non è vero. No. Posso fargli esplodere, posso farle esplodere quella RPG? Guarda, guarda cosa prego. Posso fare, posso editarti dietro. Builda qualcosa, ti prego. No, 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 è meglio spaccare. Sì, guarda qua. No. No, 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 no. No. Zerek, io ti ammazzo. Zerek, io ti ammazzo. Quando Zerek spaccherà quel muro, quando io gli dirò via, non adesso, partiremo e vedremo la massima velocità raggiungibile dalla Ferrari con le ruote. E per vedere, abbiamo già capito che in salita non conviene metterle le ruote da rally, ma vediamo in discesa. Vai. Va bene. No, vedi, senza volare, il massimo che fa è 117. Ma che schifo. Allora ora una domanda. Allora aspettate. Allora ora una domanda. Ma se al posto di una rampa tutta dritta verso il basso ha una certa, c'è un altro, tipo c'è una rampa per fargli fare un salto, cosa succederebbe? Gaietta è andata via perché aveva delle cose da fare, mentre io e Zerek siamo rimasti per l'ultimo esperimento di questo video. Come si comporterà la Ferrari accelerando al massimo in discesa per poi prendersi una mega rampa che ti fa saltare via? Io sono dentro la Ferrari, Zerek, vuoi entrare con me? O no, vuoi guidare con la navicella e guardarmi da lontano? No, però provo a fare un'altra cosa. Cosa vuoi tu provare a fare? Me. Tu fidati di me, allora, non ti preoccupare. Acceleriamo. Let's go. Allora, 100 km orari, 96. Acceleriamo al massimo, 117. Ok, vai. Tocchiamo terra, vediamo. Allora, devo dire la verità, Zere, che mi aspettavo una cosa mille volte meglio. È stato un po' inutile. Io volevo cercare di prenderti con la navicella, ma non ci sono riuscito. Diciamo che la rampa non è servita molto, ecco, possiamo dire così. Oh, mi hai rubato la Ferrari, vieni subito qua!